Per vendere, affittare o acquistare senza costi di agenzia, dal proprietario.it. Bentrovati. Sempre più persone ricorrono ai nostri servizi, utilizzano appunto dal proprietario per poter vendere o affittare il proprio immobile, anche se naturalmente il momento non è proprio il momento ideale, però grazie ai nostri servizi insomma riusciamo a dare una possibilità in più a chi deve vendere o affittare il proprio immobile. Questo fondamentalmente per due motivi. Il primo sicuramente è dovuto al risparmio che attraverso il proprietario si ha, fondamentalmente si riesce anche a fare avere a chi compra. Infatti, come si può vedere anche dalla slide o dalla successiva, si può capire e quantificare il risparmio che si ottiene utilizzando il proprietario piuttosto che magari la tradizionale agenzia, che dà anche lei naturalmente un suo servizio, però ecco, noi diamo un altro tipo di servizio, noi facciamo pubblicità e non ci mettiamo nel mezzo fra chi compra e fra chi vende, e questo fa in modo di far tagliare i costi delle spese di mediazione. Quindi su un esempio che appunto vediamo in sovrimpressione, si ha su un immobile di un costo di 300.000 euro, si ha un risparmio totale sommando le spese che dovrebbe sostenere chi acquista che quelle che chi vende di circa 22.000 euro. Quindi questo sicuramente è un fattore molto importante che porta sempre più persone a utilizzare il proprietario per vendere il proprio immobile. L'altro sicuramente fattore determinante è l'ampia visibilità che noi riusciamo a dare agli immobili. E infatti, come si può andare avanti appunto anche con le slide, vediamo il mezzo principale con cui pubblicizziamo gli immobili è la nostra rivista. La rivista è formata A4, a colori, distribuita gratuitamente in tanti locali di Pisa e provincia, e ormai è un mezzo riconosciuto da chi deve comprare una casa come un mezzo di risparmio, perché sanno che all'interno di questa non c'è confusione, non ci sono annunci di agenzie o altro, ci sono soltanto annunci di privati o costruttori, e sempre senza dover pagare le spese di agenzia. Quindi questo è un fattore importantissimo, perché non crea confusione in chi lo prende, il giornalino, perché sa che tutto quello che trova direttamente il numero di telefono del proprietario, può chiamarlo e nel caso che sia concluso l'affare non deve pagare niente di spese di agenzia. Questo è fondamentale, è stata una scelta che noi abbiamo fatto fin dall'inizio, di non confondere i tipi di offerta, ma riservandoli esclusivamente a una trattativa privata, una trattativa diretta, e questo insomma porta i suoi benefici, perché ormai è un mezzo riconosciuto da tanti e viene utilizzato appunto per poter cercare la propria prossima casa. Pubblicizziamo inoltre anche l'annuncio sul quotidiano Nazione, questo sempre per la filosofia di dare più visibilità possibile agli annunci. La domenica usciamo sulla Nazione. Condividiamo anche tutti i contenuti sui social network, su Facebook, su Twitter e tutti e YouTube. L'unico costo che appunto deve sostenere chi deve pubblicare l'annuncio è relativo a un annuncio di 6 mesi, cioè chi deve vendere o affittare il proprio immobile può pubblicare il proprio annuncio, e il costo è per 6 mesi di 149 euro e per un anno di 199 euro. Quindi vi ricordo, questo è l'unico costo che deve sostenere, al momento in cui deve vendere non paga più niente. E poi naturalmente pubblicizziamo anche l'annuncio sul sito internet del proprietario.it e anche su altri siti internet, proprio per dargli la maggiore visibilità possibile, che sommata a quelle social network sicuramente porta dei risultati notevoli. Come tutte le settimane partiamo a presentarvi alcuni immobili, cominciamo con l'immobile dei costruttori. Questo è un nuovo immobile proposto dal proprietario, si tratta di Asciano Pisano, quindi il titolo è La tua casa sulle colline. La Inter Immobiliare, all'interno di questo tipico borgo completamente ristrutturato, immerso nel verde e panoramico, è in vendita villette e appartamenti. Gli appartamenti sono di varie tipologie, partono da 160.000 euro, le villette partono da 380.000 euro, villette che poi insomma hanno superfici di circa 200 metri quadri, quindi insomma sono delle vere e proprie ville che sono molto convenienti. Il telefono per poter avere maggiori informazioni è il 349 77 85 839.
Pisa è un centro storico, il Palazzo Giuliani è il palazzo proprio di fronte a Piazza Garibaldi. Questo edificio storico presenta appunto degli appartamenti che sono in fase di strutturazione. Questi appartamenti hanno affacci su Lungarni, sono di varie metrature e se avete bisogno di maggiori informazioni potete chiamare direttamente il costruttore al 335 80 61 861. Pisa San Marco, la moschea di costruzione ha realizzato questo piccolo complesso residenziale dove c'è rimasto soltanto l'ultima disponibilità. È una villetta d'angolo con giardino privato e posti auto. È in pronta consegna, richiesto 275.000 euro, il telefono è lo 050 98 10 02. Pisa nel centro, in Corso Italia. Questa è un'opportunità di investimento all'interno del Palazzo Redini, un palazzo storico nel centro di Corso Italia. Si vende questo fondo che è attualmente affittato a un primario marchio della moda internazionale con un rendimento netto del 6% sul capitale investito. Il telefono è il 393 59 14 089. Pisa Porta a Mare, complesso Area Nuova, realizzato da Ville Urbane, nella zona dove c'è la nuova Coppe. Sono in vendita appartamenti di varie tipologie, quindi dal monolocale fino all'attico. E anche uffici di varie metrature che sono in vendita o anche in affitto. C'è possibilità di comprare sia le abitazioni che gli uffici con una formula particolare, l'affitto con opzioni di acquisto, quindi è una formula di acquisto dilazionato nel tempo e che è sicuramente innovativa e può riscontrare i bisogni di nuovi compratori che appunto in questo momento magari anche con la difficoltà che possa avere con le banche, in questo modo è un modo graduale per poter avere la propria casa, entrarci subito e pagarla dopo. Quindi se siete interessati potete chiamare il 366 68 56 795. Pisa Villa Le Cascine, il gruppo Fineuro ha ristrutturato questa prestigiosa villa storica di fine 800 dove sono stati realizzati appartamenti di varie tipologie, dal 3 al 5 vani. Sono in pronta consegna, sono le ultimissime disponibilità, il telefono è il 335 810 8738. Pisa zona San Michele, a due passi dalle piagge, immerso nel verde, il gruppo Edil Centro ha realizzato queste splendide abitazioni di varie metrature con garage. Sono anche in vendita fondi commerciali, il telefono se siete interessati è lo 050 54 36 08. Calci, delizioso borgo, chiamato Borgo delle Palanche, in una zona immersa nel verde e nella tranquillità sono state realizzate queste ville, che sono ville bifamiliari e a schiera, con rifiniture di pregio, ampi giardini, anche con olivi all'interno. Ultima disponibilità, il telefono è il 335 80 61 861. Gello di San Giuliano Terme, la Tirone Costruzioni ha in fase di ultimazione due ville bifamiliari, sono all'interno di una zona verde e residenziale, queste sono appunto in prossima consegna, mentre sono in fase di costruzione delle ville singole in un terreno adiacente, anch'esso appunto in una zona verde e residenziale. Se siete interessati potete chiamare lo 050 98 39 09. Pontedera, località La Borda, il gruppo La Contessa Immobiliare ha realizzato questo complesso che si chiama Le Residenze del Parco, appunto perché questo complesso sorge nel verde e è adiacente a un parco alberato di 6.000 metri quadrati. Sono in vendita appartamenti di varie tipologie con giardino e o mansarda. Consegna prevista e prossima per la primavera del 2015, quindi se siete interessati il telefono è 0587 55 014. Campo nel comune di San Giuliano Terme, sono in vendita da parte della Tosco Costruzione ville in stile rustico toscano che però hanno dei particolari molto moderni con coperture per esempio in vetro e acciaio, dotate di ottime rifiniture e anche predisposte per la domotica. Prezzi molto interessanti a partire da 295.000 euro. Queste ville sono singole o bifamiliari. Il telefono è il 339 38 67 550. Vico Pisano, ultimissima disponibilità, a due passi dal centro, la zona residenziale è in vendita questa villetta di 130 metri quadri che ha tre bagni, la mansarda e il giardino, richiesta 235.000 euro trattabili, vendita anche arredata, il telefono è il 338 62 10 569. Gello di Pontedera all'uscita da Fippli di Ponsacco,
un bel complesso residenziale dove sono in vendita villette, appartamenti con giardino e ingresso indipendente. Il telefono è il 335 46 21 76. Bientina, località 4 strade. Nuovo complesso commerciale e residenziale. Sono stati realizzati appartamenti, fondi commerciali e uffici. Prezzi molto interessanti, a partire da 100.000 euro, classe A+, quindi ad altissimo risparmio energetico. Il telefono è il 340 68 30 307. Valtellina di Fauglia. Tipico borgo toscano, si chiama Borgo Appugnano, immerso nel verde, sono in vendita le ultime due disponibilità di villette con giardino, è anche abbastanza vicino alla Fippilli, sono in pronta consegna, il telefono 050 70 01 32. Isola d'Elba, località Pomonte, nel comune di Marciana, vendita appartamento all'interno di una villa duplex, l'appartamento è l'ingresso indipendente, vista mare, giardino privato e è a 200 metri dalla spiaggia. Sono in pronta consegna, se siete interessati potete chiamare il 328-711-2469. Corsica, località La Marana, a 20 km da Bastia, vendita bilocale e trilocale a 20 metri dalla spiaggia, all'interno di un residence con piscina. Ottimo anche come investimento, richiesta a partire da 115.000 euro, il telefono è il 339-43-64-755. Pisa Porto a Mare, quindi una zona in fortissima espansione commerciale e residenziale, nella zona ex Sanac. Il gruppo Panchetti ha in vendita fondi commerciali e uffici, sono le ultime disponibilità, lo 050 87 82 17 è il telefono per avere maggiori informazioni. Alcune proposte di offerte da privati. Pisa nel centro storico, in piazza San Felice, nella strada che collega Borgo Stretto a piazza Cavalieri, si affitta questo fondo di 200 metri quadri, quindi che è a 30 metri da Borgo Stretto, possibilità anche di dividerlo in due fondi, 150 e 150 metri, ottime condizioni, pavimenti in parquet, aria condizionata, il telefono è il 345 16 26 754. Pisa Ospedaletto, Largo Massei, si affitta questo ufficio nuovo di circa 80 metri quadri con bagno, in ottime condizioni, e ha anche dei posti auto privati nel seminterrato e un ampio parcheggio per la clientela di fronte. Richiesta 700 euro al mese, telefono il 335 82 18 007. Pisa Cesanello in via Taddei, vendita un trilocale 65 metri quadri completamente ristrutturato, con ingresso indipendente, il telefono è il 339 38 67 550, richiesta 190.000 euro. Località La Fontina, appartamento 4 vani di 114 metri quadri con garage, appartamento in ottimo stato, pavimenti in parquet, termoautonomo, richiesta 290.000 euro, il telefono è il 347 76 99 134. Pisa Barbaricina, vendita villa scheda di 145 metri quadri con giardino fronte e retro, mansarda e garage. Richiesta euro 450.000, il telefono è il 338 52 32 027. Pisa, zona Isola Verde, villa bifamiliare di 150 metri quadri con mini appartamento al suo interno, quindi una soluzione ideale per genitori e figli. Ha anche un giardino ampio di 250 metri quadri, la richiesta sono 600.000 euro, il telefono è il 338 75 49 714. Pisa Cesanello in via Taddei, luminoso bilocale con balcone, vendesi anche ammobiliato, richiesta 100.000 euro trattabili, il telefono è il 339 44 11 476. Ponte a Serchio, in via Aldo Moro, luminoso 5 vani di 112 metri quadri, in un ottimo contesto, con garage, e lavanderia e cantina al piano terreno. Richieste 250.000 euro trattabili, il telefono è il 347 48 16 03 e 16 703. Bientina, in via Saragat, nella zona COP, vendita appartamento indipendente su due piani, con giardino privato, belle rifiniture, richiesta 160.000 euro trattabili, il telefono è il 338 62 10 569. Colline Pisane, Ghizzano e Peccioli, vendita un terratetto di 160 metri quadri per 7 vani complessivi, suddivisibili anche in due unità immobiliari, richiesta 100.000 euro, il telefono è il 328 71 70 538.
San Filone di Cascina, terratetto ristrutturato a stile rustico, superficie 70 metri quadri, composto auto, richiesta 158.000 euro, il telefono è il 340 07 33 144. Zambra, in via della Libertà, in Veneto, un edificio con annessi da ristrutturare. Complessivamente gli edifici sono di 900 metri quadri, anche con giardino, quindi si valutano anche eventuali permute. Il telefono è il 330 66 68 14. Vico Pisano, una zona panoramica, porzioni rustiche da ristrutturare all'interno di un edificio del 700, immerso nella quiete e nel verde, anche un ampio giardino di 800 metri quadrati. Il telefono è il 348 46 07 837. Nel centro di Biente, in Piazzetta dei Portici, Veneto, un trilocale di 60 metri quadri al primo piano, l'appartamento è completamente ristrutturato in stile rustico, quindi con soffitti in travi e travicelli, richiesto 85.000 euro, il telefono è il 348 32 38 560. Il Romito, nel comune di Pontedera, villa schiera di 270 metri quadri con giardino, ampia taverna con cammino e mansarda abitabile, richiesta 335.000 euro, il telefono è il 335 68 19 577. Crespina, quindi sulle colline pisane, cascinale in stile rustico di 120 metri quadri, circondato da 13.000 metri quadri di terreno agricolo, richiesta 230.000 euro, il telefono è il 334 61 25 919. Pontedera, Veneto, il terreno edificabile per poterci costruire degli edifici residenziali di 16.000 metri quadrati. C'è già un progetto approvato per 35 unità abitative, si valutano anche eventuali permute, il telefono è il 339 50 82 161. Gli annunci che vi ho presentato ora, naturalmente potete rivederli tutti anche con maggiori dettagli, quindi con foto, descrizioni più approfondite, sul sito del proprietario.it, dove potete vedere oltre a questi anche tanti altri annunci, sui quali troverete comunque sempre il numero di telefono del proprietario che potete contattare direttamente per avere maggiori informazioni. Vi ringrazio, alla prossima. Per vendere, affittare o acquistare senza costi di agenzia, dal proprietario.it.